gruppi mascherati. Quinto classificato con 509 voti, il gruppo Pedelic, Scuro e Amilcare Band con le maschere degli anni 60. Chiamo i rappresentanti sul palco, chiaramente, per ritirare il mega assegno. È ancora molto sportivo e grandioso Salvatore Esposto. Che si sta tuffando! Pensate se avesse vinto il primo. È felicissimo. La bacia la mira da Biva, E anche Amilcare a premiare il consigliere d'amministrazione Antonio Marinaro. Lo meritiamo dopo tanto, dai, però voglio dire che i gruppi. No, vabbè, qui siamo messi malati. Facciamo un applauso veramente di cuore a tutti i gruppi, perché loro spendono di più di noi. Noi siamo, come dire, c'è il picciapù, cavolo, ci aspettate tutti quanti a noi, però qua non guardo vero avvicinato. Vi prometto che l'anno prossimo loro, o vanno, non vanno andare con quelli che dicevano noi. Se perde, ci sposa a Quamminz, mora a Quamminz, e ci per tutti cose a Quamminz. E hanno aperto un consulto, saccalo, no, lo saccalo, e hanno aperto tutto quanto a Quamminz. C'è stato? Poi un'altra cosa, mi consentite. Noi lo facciamo per voi, cioè, ragazzi. A mezzo anni dopo, parlo non prima, non si sbaglia di lì. A Mamelon, cioè, stai lì, a mezzo anni buttate, quello avete visto. E allora, noi facciamo questo, potete curarci, vuoi dire? Capo da parola, amici, ci stai capiscendo. Io no, io posso. Sono dei ragazzi molto simpatici, veramente. Ma se pensate veramente che noi vi diamo i soldi, siete dei pazzi. Scusa, ma tanto 10 e 10, ma l'assegno non ci stai più. Vai, vai. Era tutta una finta. Tanto la sedia da qua c'è. No, era una finta. Chi? Potevo che spezzi il tacche e scarpa. Facci la scarza a casa. Ui! Non è tempo, ma dai un po'. Distanziati un po'. Oh! E allora, noi torniamo. Un secondo. No, allora. No, ecco, io... Non pagherò una lira, ve lo giuro. Eh? Ve li sognate i soldi, ve li faccio dare. Parli in Italia, che ti capi? Ve li ha preso i soldi. Ma da preso i soldi? Per stare a festeggio. Mette trucchi, dai. Allora, no, la famiglia Esposto invita tutti quanti allo stand per mangiare gli scagliozzi gratis, perché pagherò questa sera. C'è i soldi. Via, tutti quanti a mangiare. Non prego, non riuscire ce la fai. Ho perso il cielo, ho detto per il scuro amico del band. Ah, no, poi no, manca un'altra persona in mezzo a noi. Facciamo, vieni qua, vieni, tu sei la fotografa ufficiale, vieni. Ma forse deve essere, buono, vieni. Ok, di là, perfetto. Si sono sempre lei, eh. Benissimo, vai. Vorrei invitare qui sopra Michele. Michele, vieni qua, vieni. Capoccia, la fai per un bel ballet, fa sua disgraziata maledetta. Vieni qua. Vai, aiuta, mette, non metti più la regola tu. Oh, facciamo un applauso a Michele. Poi lo facciamo seguire a fare un balletto, dai. No, aspetta, dove la ballettina? Chi no? Vada da fregato il cuore. Non abbiamo avuto tanto, faccio razza adesso. E allora, non mi secondo serio, ma a parte gli scherzi. E allora, i gruppi che hanno partecipato sono stati bellissimi, sono belli. Cioè noi abbiamo meritato questo, perché ci danzate l'uno posto. Abbiamo sciogliuto le tocche. E ci hanno detto a noi. Noi siamo contenti, Presidente, veramente. Siamo contenti perché, però l'importante, cioè, meritano tutti i gruppi, perché ognuno di loro sta a segna, ragazzi, ha agito come alla calabata. Merdina veramente, dai, di essere fatto un applauso. I carristi, i gruppi, tutti quanti. Però lì, tutti quanti zitti, alla spesa.
Poi ci faccio dare un applauso a lui. Voi scelte bene. Grazie a Salvatore, Salvatore esposto, Renato Amilcare, facente parte del gruppo. Lo ricordo, ormai lo sapete, sono loro. Lo faremo dopo, prima facciamo... Dove fa sto balletto? Là, con che musica? Allora, ricordo che loro sono coloro che animano il sabato dell'arrivo di Zopep per l'ultimo anno, dice il presidente, no? Il martedì grasso con un funerale, così come ringrazio Michele, figlio di Salvatore, che si occupa delle sagre, della farrata, dello scagliozzo, e come ha fatto stasera, non regala mai le farrate, quando pure quello con un altro che prende il microfono e canta. Grande cantante Michael Romi, grazie. Andiamo avanti con il quarto. Il quarto posto, per poi arrivare nella zona calda. Per il quarto posto con voti 615, Rinaldi Francesco e co, Quanta bella vizia da Stupaios. Gruppo numero 4 classificato, c'è qualcuno che viene a ritirare, altrimenti qua come i premi. Premia il consigliere Nicola Prota. Ma quando c'è Nicola Prota non viene nessuno a ritirare. No. Nicola? Va bene, non c'è, Nicola, arrotola e porta a casa, sì. Sì, sì, sta accocchiando. Un bel mallotto. E allora, tocca, possiamo andare avanti, Margherita, vai al terzo classificato. Andiamo avanti col terzo classificato! E fermiamoci un attimo, perché io sono sicura che il vuoto sarà fortissimo, l'urlo sarà più che forte. Andiamo con 734 voti. Il Sipontino Net! E allora! Ecco l'Idra! Come si dice, Danin Danin a Tanda Tand. I ragazzi del Sipontino che hanno presentato Italian Circus tra Lione e Pagliacce, Ciamaro Rete a Pagliacce. Premia Marinaro, Marinaro vieni. Allora, è assolutamente... bellissimo questo entusiasmo dei ragazzi. Poi chiaramente noi vediamo se sarete anche voi all'altezza di queste urla, eh? Vedremo, un momento. C'è la fotografa, non se n'è andata. La fotografa ufficiale, dov'è? Eccola. Eccola. Centriamo tutti? Sì, stringiamoci. Sì, dai. Eccoli, quelli del Sipontino! Terzo classificato, ilsipontino.net. Bravi ragazzi. E soprattutto complimenti, perché anche quest'anno, adesso Matteo ci parla, ma anche quest'anno il martedì grasso animato con un Sipontino Show davvero eccezionale. Complimenti per il grande impegno, il gruppo, il Sipontino Show, bravi davvero. Allora, ci hanno divertito tantissimo! Sì, prima di divertirsi magari. Un ringraziamento a nome di tutto il Sipontino, ripeto, basta! I soldi sono finiti. Allora, un ringraziamento da parte del Sipontino, ripeto ancora per chi non lo sa, è il più grande portale di tutto il Gargano e sta andando anche oltre il Gargano, tutta la penisola e fuori dall'Italia. Ringrazio i ragazzi del palco, Luigi, Luigia, Federica, Giovanni, Stefano, Dario, Ilaria ed io, quindi mi raccomando, il prossimo anno più forti, e un complimenti anche al resto del carnevale, secondo e terzo posto. Evviva la sportività! Ah, un'altra cosa importante, il laboratorio che hanno lavorato, una cosa importantissima, la media età del nostro gruppo, io sono il più vecchio, quindi lascio immaginare. Il ragazzo più grande ha 18-19 anni, quindi i ragazzi hanno lavorato per 3 mesi e se lo meritano! Sì, Pontino! Sì, Pontino! Grazie ragazzi, bravi!